Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento, questo veramente scoppiettante di Racing Time, il TG dei motori. Oggi abbiamo veramente due puntate, questa e quella di questa notte, ma molto ricche di contenuti. E difatti, come potete constatare, la mia barba è sempre più lunga. Quindi non ci resta altro che partire con la sigla e poi subito una puntata dove ci sarà un bel po' di cui discutere. Sigla! Eccoci. Allora, come prima cosa do il benvenuto al mio amico Fabio Spatafora. Come potete vedere, è un pilota. Più avanti in puntata vi spiego che cosa ci fa lui nella nostra schermata principale. Era da un po' che non avevamo un ospite virtuale, ecco, oggi è toccato a lui. Ma iniziamo subito da quello che è l'argomento del giorno e che sta parecchio a cuore a tanti ferraristi, ovvero le dimissioni di Simone dalla AS, dal ruolo di direttore tecnico della AS. È stata un po' una cosa a sorpresa, o per meglio dire, non che Simone Resta si trovasse benissimo in AS. Per quale motivo? Uno, perché Jean AS praticamente non è che gli abbia mai lasciato chissà quale libertà operativa. Lui è comunque anche la direzione tecnica che arriva da parte della Ferrari. Uno, secondo discorso, succede una cosa, ragazzi: più passa il tempo e più un tecnico dal valore assoluto, quale quello di Simone Resta, rischia di bruciarsi. Per quale motivo? Pensateci un po'. Allora, di recente Simone in Ferrari aveva fatto veramente delle belle cose, poi è stato trasferito in AS, rimanendo però sotto contratto da parte della Ferrari per occupare il ruolo di direttore tecnico. Ora è un salto in carriera, anche se si va in una squadra più piccolina, ma a patto che tu abbia libertà d'azione totale, che non sia vincolato dai vari budget che ci sono da rispettare e tutti questi discorsi qua. Cosa che a Simone Resta in AS non è assolutamente successa e dopo un po' di tempo non è più andata giù. Ora però, ragazzi, la questione è veramente delicata, perché a questo punto che cosa si fa con un tecnico dal grosso, così grande valore, dal talento così grande? Sarebbe davvero un peccato perderlo. Però dove va? Allora, abbiamo detto che è sotto contratto Ferrari, però se la Ferrari lo mette in un posto e lui dà le dimissioni, a quel punto lì non so esattamente se i rapporti rimangono uguali. E poi uno come lui è un ingegnere di spicco e quindi in Ferrari, dove tutti i ruoli chiave sono occupati, sta un po' stretto. Sì, certo, si potrebbe fare come in McLaren, dove abbiamo Rob Marshall che ha un ruolo di direttore tecnico e poi uno con la stessa, come dire, lo stesso nome, ma diverso nei fatti per David Sanchez. Tra l'altro oggi la McLaren ha postato una foto dove sono tutti assieme anche a Zak Brown e a Stella. Però il problema, ragazzi, è un altro. Allora, tu puoi anche metterlo lì e va a star qui a veramente una patata bollente tra le mani che non si aspettava di avere. Ma come sono i rapporti tra Cardile e Resta? Perché per poter lavorare bene bisogna essere, come dire, compatibili, bisogna essere, bisogna aver voglia di farlo. Ora, io non ho idea se ce l'abbiano o meno, ma credetemi, la situazione è molto particolare. Ora, la mia barba me ne è testimone, io oggi ho
avviato, dovevo farla invece in quel tempo lì anche di più, ho avviato un'operazione di stalkeraggio mostruosa, credetemi, cioè ho stalkerato tutti, quindi mi auguro che da qui a stasera arrivi qualche info in più, anche se ripeto. È un momento molto delicato perché in tutto ciò che è successo, a quanto ho capito, non c'era nulla di deciso. Quindi vedremo. Però c'è il serio rischio che Simone Resta vada per altri lidi e uno di questi potrebbe essere quello dell'Audi, perché lui era parecchio apprezzato in Sauber, lo conoscono, alunni bravi, sa come lavora e secondo me faranno di tutto per non farselo scappare. Sarebbe un peccato per Maranello perdere un tecnico del genere, però sarebbe un altrettanto peccato per Simone Resta rimanere a Maranello senza avere un ruolo che gli dia la possibilità di esprimere il suo talento. Staremo a vedere quello che succederà, però vi faccio una promessa: se da qui a stasera salta fuori qualcosa, qualunque cosa, io farò di tutto per farvelo sapere. Ovviamente ci sarà la puntata. Poi andiamo avanti perché se anche oggi non si è girato a Fiorano quel famoso test che in un primo momento era previsto per l'11 e il 12 di gennaio, poi era stato anticipato al 10 all'11, si è parlato pure del 9 e 10, quindi come vedete, come vi ho spiegato ieri, test del genere non hanno mai date precise. Non si è girato per quale motivo? Perché il tempo è brutto e la temperatura è bassissima, vicino ai 0 gradi. Però, d'altro canto, sono saltate fuori delle altre date. Le date che sono saltate fuori per la Ferrari sono quelle dei test di Barcellona fatti per la Pirelli, che si svolgeranno il 29 e il 30 di gennaio. Quindi Ferrari girerà con gomme Pirelli sperimentali in Catalogna proprio il 29 e il 30 di gennaio. Invece Aston Martin e Mercedes saranno impegnati a Jerez della Frontera il 6 e il 7 di febbraio, sì, 6 e 7 di febbraio, sempre per gli stessi test. E andiamo in casa Williams. Come ho detto ieri, abbiamo aperto, come dire, una succursale in Williams, quindi abbiamo un po' di info che arrivano da questo team e devo dire che è sempre affascinante capire le dinamiche che ci sono dietro a un team di Formula 1. Allora, quando ieri vi ho parlato di Franco Colapinto, qualcuno mi ha detto: no, dai, ma davvero pensi che due piloti nuovi vadano in Williams nell'arco della stessa stagione? Non è detto, ragazzi, non è detto, però non prendete sotto gamba questa notizia e soprattutto non prendete sotto gamba la notizia che Albon lascerà la Williams a fine della prossima stagione. Per quale motivo? Perché se conferma il suo standard attuale, soprattutto se la Williams non si rivela un'auto da prime file, Albon ha tutto l'interesse ad andare via. E l'Aston Martin potrebbe veramente prenderlo. Ora voi direte: ma a fianco di chi? Di Alonso o di Stroll? Ebbene, dovete sapere una cosa. Alonso, se la vettura che tra l'altro per la prima volta viene progettata interamente da tecnici che sono ex Mercedes e ex Red Bull, se la vettura dovesse andare bene, ha tutto l'interesse a rimanere in Formula 1. E allora l'altro pilota chi è? Stroll. E allora voi direte: ma scusami, Lawrence Stroll ha, come dire, un team di proprietà proprio perché è mosso dalla voglia di far vincere il figlio. E quindi come la mettiamo? La mettiamo in questo modo. Dovete sapere che l'Aramco, vi faccio vedere adesso una foto che poi apre anche uno dei prossimi argomenti, l'Aramco, scusate, è uno sponsor che ha potere decisionale per contratto da qui fino alla fine del 2028 anche sui piloti. Ecco, questo è l'accordo che è stato fatto con i vertici della Aston Martin. E quindi,
La condizione che è stata data, anche queste sono delle info un po', come dire, particolari, affinché Stroll figlio rimanga, è quella che marchi punti nella maggior parte delle gare del campionato, se il suo compagno di squadra farà altrettanto, quindi se hanno tra le mani una vettura competitiva. Altrimenti Stroll potrebbe dirottare verso il WEC e da lì arrivare Albon a fianco di Alonso e quindi aprire completamente le porte poi in casa Williams per chi? Per Antonelli e per un eventuale secondo pilota qualora Logan Sargeant si dimostri sui livelli, cioè guidi sui livelli fatti vedere quest'anno. È tutto in divenire, non c'è nulla di sicuro, però la cosa sicura è che Aramco ha potere decisionale anche sui piloti con i nuovi accordi che hanno fatto per le stagioni che vanno dal 2024 al 2028 e quindi Stroll non ha il posto più così sicuro. Io sono comunque convinto che internamente papà Stroll farà di tutto, se ci saranno le motivazioni da parte del figlio, per tenerlo in Formula 1. Poi sempre in casa Williams, come vedete le notizie non tardano ad arrivare, vi presento Craig Waddowse. Ecco, per le pronunce dobbiamo migliorare. Chi è questo signore? Allora, dovete sapere che questo signore ha lavorato per la corona inglese, è stato impegnato nel Dipartimento della Cultura, nello sport, ed è responsabile dei media della corona inglese. A parte il fatto che ha lavorato pure per il primo ministro, ma al di là di questo lui si è occupato di tanti eventi a livello mediatico, tra cui l'incoronazione, scusatemi, di Re Carlo. Quindi adesso che ci fa in Williams? Ovviamente, ragazzi, sarà il responsabile della comunicazione, però ripeto, non è un responsabile qualunque della comunicazione, perché uno così ha dei contatti importantissimi a livello politico e non solo per il ruolo che ha occupato, quindi mi aspetto un netto miglioramento non solo dal punto di vista comunicativo della Williams, ma anche del rapporto con i partner attuali e futuri. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa, non so se l'avete notata, a me l'occhio mi è andato un attimino su questa scritta Williams, che è un po' diversa, tiriamo fuori la manina, rispetto al passato, perché praticamente di solito la W era, come dire, un po' più grande rispetto a tutto il resto delle lettere, invece qua ha la stessa grandezza e lo stesso font, lo stesso stile. Chissà che non ci sia un cambio di logo in vista, proprio grazie a, come dire, al fatto che abbiamo un nuovo responsabile dei social media, dei media, della comunicazione in casa Williams. Ora, vi avevo detto che c'era una foto che apriva un argomento. Ecco, è veramente affascinante e interessante quello che vi sto per dire. Allora, quella che vedete è la safety car. Nel 2024 questa safety car potrebbe essere dotata di un'apparecchiatura laser capace di creare una mappa tridimensionale dell'ambiente circostante al veicolo, quindi alla safety car, consentendo così di rilevare con discreta precisione degli oggetti che si trovano lì in pista, ad esempio dei detriti, un tombino rovesciato che magari l'occhio del pilota non vede, quando in condizioni meteorologiche avverse, con tanta acqua, tanta pioggia, il circuito molto bagnato, e quindi non lo so, se c'è un pezzo di carbonio all'occhio non salta e poi passarci su diventa pericoloso perché lo spari alla vettura dietro. Ebbene, grazie a questa tecnologia dal 2024 in poi si potranno vedere appunto tutti questi particolari che normalmente non vengono visti in condizioni meteorologiche brutte, avverse. Veramente una roba particolare, perché se ci pensate un attimo, la sicurezza da questo punto di vista del pilota fa un ulteriore salto in avanti. Ma non solo del pilota, anche dei commissari, anche se adesso rispetto al passato sono protettissimi, non è più come prima. Andiamo avanti, Ferrari WEC.
Hypercar. Allora, come vi avevo anticipato tempo addietro, praticamente tutto lo schieramento dei piloti è stato riconfermato, quindi tutti i piloti pian pianino hanno firmato con Ferrari. Quindi avremo ancora Pierguidi, Calado, Giovinazzi, Fuoco, Molina e Nielsen al volante delle due vetture ufficiali. Poi non dimentichiamoci che ci sarà una terza 499P, dove ci sarà Kubica, ci sarà un pilota, credo fosse giapponese, poi forse ci va Skid, vediamo che cosa facciamo. Ve l'immaginate? Altra news, Alex Palou, ve lo ricordate? Il contestatissimo, oramai ex pilota della McLaren, correrà nella prossima 24 ore di Daytona per la Cadillac. E chiudiamo questa puntata con due notizie. Allora, la prima riguarda appunto Fabio Spatafora. Ricordate, in qualche puntata fa vi avevo detto che stavo preparando un appuntamento, una puntata del TG dei motori dove vi volevo spiegare le differenze che ci sono tra la guida in pista, di cui oramai più o meno tutti conosciamo la tecnica, e quella tra le dune del deserto, che è diversissima, ragazzi, diversissima. Ebbene, Fabio Spatafora, che è un pilota da pista, che ha corso ovunque, ad esempio alla 24 ore di Daytona, o piuttosto nel GT con Merzario, ci ha anche vinto un campionato italiano, ha fatto tanto, ha fatto monoposto, ha fatto veramente tanta roba, pilota NASCAR nell'ultima parte della sua carriera in pista, uno che ha tanta, tanta, tanta esperienza. Ebbene, da qualche anno Fabio si è convertito alla guida nel deserto, si è, come dire, convertito alla Dakar e sarebbe un sogno per lui potervi partecipare, ma si sta preparando bene come fanno i professionisti. E allora io, sapendo questa cosa qui, gli ho fatto una bella telefonata che abbiamo registrato, ovviamente poi tagliuzzato qua e là, e lui ci ha raccontato come si guida tra le dune e quanto sia diverso guidare sulla sabbia rispetto che in pista. Quindi nella puntata di questa sera vi troverete questo servizio, chiamiamolo così, questa descrizione condita da qualche immagine, dove appunto lui ci farà innamorare di questo tipo di guida che, credetemi, serve tanta tanta testa a cambiare lo stile e gli automatismi che ti sei fatto in una vita. Comunque ne vale la pena, quindi vi consiglio di vederla. Poi ancora, spero ovviamente di darvi qualche altra news in più riguardo a Simone Resta, ma non sarà facile perché, ripeto, la situazione è uno molto delicata, due parecchio incerta, anche se sono sicuro che in questo momento il telefono di Simone sta squillando ininterrottamente, non ho dubbi su questo. Infine volevo dirvi una cosa. Allora, abbiamo parlato della collaborazione con il campionato IRC. Ebbene, se siete appassionati di sim racing, questa sera alle 21:15 c'è la gara 8 del campionato 2003 che si deve ancora concludere e verrà trasmessa in diretta sul canale che state vedendo. 21:15 ci sarà la gara della categoria Pro. Non mancate, mi raccomando, non mancate. Bene, abbiamo finito qui, al solito le raccomandazioni e poi un piccolo video finale, così giusto per regalare un sorriso a tutti. Allora, lasciate un like, un commento se vi fa piacere, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina e condividete il video sui vostri social se volete. Concludiamo con un vi saluto e vi faccio vedere un simpatico video che oggi è uscito sulle nostre pagine TikTok e Instagram. Spero vi piaccia. Ci vediamo questa sera con altre news perché ce n'è ancora, non ve le ho date tutte dal mondo del motorsport. E poi questa puntata speciale sulla Dakar. Tra l'altro, nel frattempo che facevamo la puntata, ho letto che in diretta, così live, ha vinto all'ATA e quindi ha rimontato un po' verso la vetta della classifica. Ah, è appena arrivato. È
il bello della diretta. Allora, per il momento, aggiornamento proprio in diretta, una notifica ho letto, per il momento non c'è nulla di nuovo da parte del mio contatto che dovrebbe darmi delle info su Simone Resta e ha dei validi motivi, leggo, però vedremo se questa sera salta fuori qualche cosa oppure no. Scusate, è uscita fuori così la notifica e quindi ecco qui. Bene, vi saluto, vi lascio al video. Ciao ragazzi!